detto Benco, giorni decisivi, giovedì Consiglio Comunale, il voto definitivo sull'accordo di programma. PD e SVP lasciano mani libere ai propri rappresentanti, in caso di vittoria dei no a rischio la maggioranza. Scontro automoto a Perca, in fin di vita un pusterese, l'incidente si è verificato verso le 17 sulla statale della Valpusteria, il Centauro trasportato in gravissime condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck. Tassa sulla prima casa, l'Alto Adige non segue Renzi, il presidente del consorzio dei comuni Andreas Schatzer esclude che anche in provincia di Bolzano possa essere abolita la contestata imposta come promesso dal presidente del consiglio. Il tuffo nell'Adige per combattere il caldo, al nostro telegiornale le immagini spettacolari di un audace settantenne di Ora lanciatosi nel fiume da un ponte in bassa Tesina. Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Lo avete visto e sentito in apertura dai nostri titoli, giorni decisivi per il progetto Benco a Bolzano. L'accordo di programma, già approvato dalla giunta comunale, sarà posto al vaglio del consiglio per il parere definitivo. E i giochi paiono al momento essere ancora tutti aperti. La domanda più ricorrente in questo periodo in ambito politico a Bolzano è: come andrà a finire giovedì sera? Questo non lo so neanche, io devo vedere adesso la partita. Sicuramente oggi abbiamo la riunione di maggioranza, sentiremo gli altri partiti come si muoveranno e poi vedremo come andrà a finire. Penso però che il voto finale dipende proprio dal voto stesso, non si può neanche fare un'ora prima una certa valutazione. Giovedì sera il Consiglio Comunale di Bolzano dovrà votare l'accordo di programma sul progetto Benco, quello già approvato dalla Giunta Comunale e oggetto della durissima battaglia post-elettorale. Ieri sera assemblea del PD piuttosto vivace, con prese di posizione anche dure nei confronti del sindaco Spagnolli. Alla fine si è deciso di lasciare libertà di voto in aula. A proposito, non è ancora dato sapere se sarà voto palese o segreto e le cose in funzione di ciò potrebbero cambiare e di parecchio. Ma ciò che più conta è capire se il successo del sì significherà l'addio dei Verdi e la fine della breve vita dell'attuale maggioranza. D'altro canto, il no potrebbe portare a una lunghissima paralisi progettuale per l'area compresa tra via Alto Adige, via Garibaldi, via Stazione e via Peratoner. Il rischio concreto è che chiaramente qui si ferma il progetto di riqualificazione e quindi vuol dire che così rimarrà a lungo termine. No? Anche la SVP ha deciso di lasciare libertà di voto ai suoi consiglieri, anche se all'ultimo potrebbe dare indicazioni più precise. Klaus Ladinser dice di non sapere ancora cosa voterà, ciò che è certo è che il progetto di restyling della zona gli piace. Io ho detto sin dall'inizio che per me non è una questione di nome dell'investitore stesso, ma per la città stessa penso che sia utile che interveniamo anche su quel quartierino lì, perché questo quartierino lì è considerato anche da me una cosa che va nella direzione di un degrado. La verità è che arrivati a questo punto divide molto le parti in causa il nome di Benco più che i contenuti del suo progetto, e forse se il medesimo progetto fosse stato targato Emozioni Alto Adige o Oberauch sarebbe andata in modo diverso, dice il vice sindaco. Questo non lo posso dire perché è una pura speculazione, comunque la domanda ci sta, forse era molto meno impattante, meno grande, meno e soprattutto gestita dai nostri commercianti, forse l'impatto era diverso. Maria Chiara Pasquali giovedì non sarà in aula, si è dimessa da consigliera comunale ormai da alcune settimane, in rotta con una maggioranza che riteneva poco coerente sul tema Kaufhaus. E se fosse in aula assicura che voterebbe sì. Perché ci ho creduto nella riqualificazione, nel master plan della città di Bolzano è prevista che quest'area debba essere riqualificata urbanisticamente, addirittura già nel progetto di Ferroplan, nel progetto della Reale si prevedeva insieme quest'area rispetto alla Reale. Proseguiamo con la cronaca. Sono gravissime alla clinica universitaria di Innsbruck le condizioni di un motociclista pusterese vittima di un incidente stradale accaduto poco prima delle 17 sulla statale della Valpusteria Perca all'altezza del distributore Tamoil. Per causa in via di accertamento il Centauro si è scontrato frontalmente contro un'auto finendo a terra. L'incidente ha provocato la chiusura della statale per quasi un'ora e mezzo per consentire le operazioni di soccorso.
si deve anche all'iniziativa allegata di un altro tesino la sentenza con la quale la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia a introdurre il riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso. L'istanza era stata presentata da 3 coppie e tra i ricorrenti c'è anche Enrico Liari, già consigliere comunale di AN a Merano e presidente dell'Associazione degli Omosessuali di Destra, Gay Lib. 3 anni e 8 mesi di reclusione è la pena rimediata oggi con rito abbreviato da Klaus Rabanser, il boscaiolo quarantenne di Laiona, arrestato nel marzo scorso con l'accusa di aver aggredito alcune prostitute nigeriane a Bolzano. L'uomo doveva rispondere del reato di lesioni gravissime. Passiamo alla politica. La promessa fatta dal premier Matteo Renzi ha scosso anche la politica altoatesina. Il presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato che a partire dal 2016 saranno tolte tutte le tasse sulla prima casa, provvedimento inapplicabile in provincia di Bolzano, secondo il presidente del Consorzio dei Comuni, Andreas Schatzer. Nel 2016 via tutte le tasse sulla prima casa, IMU e TASI. Nel 2017 via una parte importante dell'IRES. Nel 2018 scaglioni IRPEF e pensioni. Queste sono le promesse del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi annunciate qualche giorno fa all'Expo di Milano. Promesse che hanno fatto discutere. Noi abbiamo sentito il Presidente del Consorzio dei Comuni, Andreas Schatzer. A me è stata una promessa del Presidente del Consiglio dei Ministri che non può sostenere in quanto un risparmio di tasse nei prossimi 5 anni di 50 miliardi di euro, secondo me, non è realistico. È bene ricordare che dal 2014 per gli immobili in provincia di Bolzano è dovuta l'imposta municipale IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI. Noi dal 2014 abbiamo la IMI locale, che vuol dire che noi comuni abbiamo solo rapporti con la provincia e non abbiamo rapporti con lo Stato. Da noi, anche se Renzi toglie l'IMU per l'appartamento principale, da noi rimane lo stesso. Noi abbiamo la nostra legge provinciale che stabilisce l'IMI e per questo dobbiamo decidere noi stessi come andiamo a finire anche con l'IMI dell'appartamento principale. Il caldo di questi giorni spinge tutti a soluzioni più o meno estreme per trovare un po' di sollievo e refrigerio. Certo, la soluzione trovata dalla persona che vedete nelle immagini è delle meno consigliabili, ma il video sta facendo il giro dell'Alto Adige via Facebook. Protagonista dell'impresa Alexander Pernter, 70enne di Ora, che dopo essersi tuffato dal ponte sull'Adige lungo la strada tra Ora e Termeno si è fatto una breve nuotata prima di uscire dall'acqua. Ribadiamo il suggerimento di evitare di imitarlo. Nonostante qualche difficoltà economica in più rispetto agli anni passati, gli altoatesini non rinunciano alle vacanze estive. In molti, però, dopo il recente attentato in Tunisia, hanno deciso di optare per l'Italia. La crisi economica non è riuscita a fermare i 30 milioni di italiani che hanno deciso di trascorrere una vacanza nel proprio paese o all'estero, il tutto per una spesa complessiva di 15,1 miliardi tra alloggio, alimentazione, servizi vari e svaghi. Le mete più ambite degli altoatesini si sono confermate le tradizionali come Mar Rosso e molte località del Mediterraneo, anche se dopo il recente attentato in Tunisia qualcosa è inevitabilmente cambiato. Quest'anno le mete più ambite, prima che scoppiasse il problema della Tunisia, erano sempre le solite, quindi il Mediterraneo, quindi Tunisia, Mar Rosso, anche se non è nel Mediterraneo, comunque era molto richiesto anche per via dei prezzi più allettanti. Comunque tutto il comparto delle Baleari, quindi Ibiza, Formentera, Minorca e la Grecia. Secondo una recente indagine, rispetto all'anno scorso il 16% della popolazione conferma che spenderà di meno, come ad esempio prenotando con largo anticipo la propria vacanza. I tour operator stanno, diciamo, cambiando un po' la loro tendenza e incentivano chi prenota con largo anticipo, quindi già a gennaio, a febbraio.
e spesso le famiglie, se riescono ad avere questo gioco d'anticipo, riescono a farsi anche le 2 settimane, perché risparmiano notevolmente rispetto a queste offerte che poi arrivano all'ultimo momento, potendo anche, diciamo, contare su delle offerte con delle strutture di qualità. In ogni caso l'82% degli italiani resterà in Italia, con il mare a fare la parte del leone. Infatti 7 italiani su 10 sceglieranno una località marittima. La Corte dei Conti di Bolzano ha assolto il sindaco Luigi Spagnolli nell'ambito di un procedimento avviato innanzi all'organo di giustizia contabile per una vicenda inerente all'annullamento di una concessione edilizia. I fatti risalgono a 6 anni fa. La procura della Corte dei Conti contestava al primo cittadino del capoluogo un danno erariale di poco superiore ai 2.000 euro. Come detto, la Corte ha assolto Spagnolli. Cambiamo argomento. A pochi passi dal ponte Resia a Bolzano è stata inaugurata questa mattina la prima stazione di ricarica super rapida in tutto l'Alto Adige. Da oggi in Alto Adige attiva una stazione di ricarica super rapida per auto elettriche. Il nuovo punto ricarica è stato realizzato a Bolzano, a pochi metri da ponte Resia, proprio dove ci si mette sulla via Lungo Isarco. Un'area scelta non a caso, come ci spiega il direttore generale di Azienda Energetica Reti S.p.A. Andreas Bordonetti, che va ad unirsi alle altre stazioni di ricarica presenti nei centri di Bolzano e Merano. Questa è una stazione velocità ultra rapida, che significa che una macchina tipo la Volkswagen Up, che si vede parcheggiata qua, carica in circa 15 minuti, massimo 20 minuti, è di nuovo pronta con una carica piena. Mentre le altre stazioni di ricarica ci vogliono, diciamo, un po' di ore, dipende dal tipo di macchina chiaramente. Questa stazione è stata creata qua per un motivo ben preciso. Uno, perché serve a noi come azienda, la sede di Azienda Energetica Reti è qui proprio a 30 metri da questo sito, e quindi noi abbiamo una flotta molto grande di macchine elettriche che nel caso abbiano necessità di una carica veloce possono attaccarsi qua. Poi c'è il servizio di car sharing che abbiamo in azienda, che li viene a prendere dopo 15 minuti la macchina di nuovo in circuito per l'uso in pool. È l'uscita dell'autostrada Bolzano Sud, ci si mette un attimo a arrivare qua, e all'entrata l'uscita della Mebo. E quindi, diciamo, per chi è in transito in Alto Adige è facilissimo da raggiungere. Una stazione di ricarica, come detto, super rapida, realizzata grazie anche all'accordo siglato da Azienda Energetica con Duferco Energia di Genova. Così come l'interesse, sta crescendo anche l'utilizzo di auto elettriche in Alto Adige. Ma guardi, c'è stato un interesse che va molto sopra le nostre aspettative. Noi abbiamo iniziato con l'iniziativa a gennaio praticamente di quest'anno e stiamo andando verso il 100° cliente di mobilità elettrica. Abbiamo tanti turisti, tante persone dell'estero. L'Alto Adige, essendo una regione molto turistica, e l'abbiamo scoperto anche e soprattutto, diciamo, tramite la mobilità elettrica, è molto gettonata dall'estero del nord, diciamo, delle Alpi, dove la mobilità elettrica è molto più avanzata che non in Italia. Proseguiamo con la cronaca. Momenti di apprensione stamani in via Fiume a Bolzano, dove sono convogliati a sirene spiegate le ambulanze del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco. A lanciare l'allarme una donna che non riusciva ad entrare a casa dell'anziana madre, che non rispondeva alle sue chiamate. Approfittando di una finestra aperta al secondo piano del civico 4, i pompieri si sono introdotti nell'appartamento, trovando l'anziana sofferente e impossibilitata ad alzarsi. È stata quindi assistita sul posto dal personale del 118 e quindi trasportata all'ospedale San Maurizio per gli accertamenti. Due tunisini di 24 e 20 anni sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia a Bolzano poco dopo aver infranto con delle bottiglie vuote le vetrate della mensa club nella zona della stazione ferroviaria. Alla vista degli agenti, i due, in evidente stato di alterazione alcolica, hanno minacciato i poliziotti tentando di colpirli con calci e pugni addosso. Ai due è stato anche trovato dell'hashish. Mostra floreale davvero speciale, quella allestita nei giorni scorsi al Centro di Sperimentazione Agraria di Limburg.
Spettacolo floreale al centro di sperimentazione di Limburg, dove lo scorso fine settimana è stata allestita una mostra con oltre 250 varietà di fiori che hanno formato una novantina di combinazioni. I visitatori hanno potuto ammirare un vasto, vastissimo assortimento di piante, dalle erbe aromatiche a quelle subtropicali. Al pubblico inoltre è stata data la possibilità di scegliere la pianta o il fiore più bello. Giusto spazio è stato riservato anche agli appassionati degli orti e agli amanti delle rose. Un'area è stata riservata a bellissimi roseti. Insomma, la giardineria di Limburg si è rivelata al posto giusto per scoprire nuove varietà di fiori e piante che possono anche essere utilizzate per abbellire terrazzi e balconi. Siccome i balconi diventano sempre più grandi, la gente non ha più la possibilità di mettere le piante nelle cassette, così abbiamo pensato di mettere queste piante da balcone in vasi grandi. I vasi sono di diverse tipologie, terracotta, plastica di diversi colori certamente, ceramica e pietra. Nella combinazione è il bello perché si pianta diverse varietà nel lungo andare, nell'estate. Certi sono più vigorosi, perciò sovraffanno quegli altri, perciò c'è sempre un cambiamento nel vaso. Dopo il sopralluogo di ieri, i tecnici della ripartizione provinciale opere idrauliche hanno attivato le prime misure urgenti a Fleres. Dopo i danni provocati dal maltempo, saranno necessarie 2 settimane di lavoro per completare le operazioni di sgombero del materiale. La spesa prevista è di 40.000 euro. E questa era la nostra ultima notizia. Ora un breve stacco pubblicitario, poi ne torneremo in studio con il nostro magazine, come sempre al martedì, dedicato al benessere e alla salute. Dental Tours Frag. Il nostro obiettivo è di consentire ad ogni cittadino la cura dentaria necessaria, riducendo al minimo i costi, naturalmente senza rischi. Tutte le visite, come tutte le prestazioni di garanzia, verranno effettuate in Alto Adige. Siate fiduciosi del nostro concetto, come tanti altri pazienti prima di voi. Dental Tours Prag. Non importa se nel nostro studio a Campo Tours o a Praga, da noi il vostro sorriso è in buone mani. Garage International ti invita a scoprire il nostro ampio spazio espositivo. A Brunico, Anello Nord, via Max Valir 4. Garage International, passione per la guida e tecnologia ai massimi livelli.